la pasta frolla pronta? Vieni, portala! Ciao! Benvenuto qui! Sono la nostra cucina virtuale! Sono Ombretta! Bene! Bene! La pasta frolla che hai preparato la volta scorsa, ce l'hai ancora? O se l'hai mangiata la tua suocera ingorda? Allora, ciao a tutti ragazzi, ci sarei anche io, cioè colei che ha fatto il video. Buongiorno, oggi siamo qui per fare una crostata buonissima. Il regalo mio e di Enzo per la festa del papà, una bella crostata pere cioccolato. È passato un po' di tempo, ma la crostata rimane veramente fantastica, indipendentemente dalla festa che vogliate celebrare. Crostata pere cioccolato con frolla integrale al cioccolato. La ricetta della frolla la trovano? La trovano sempre qui, no, in questo aiuto! La trovano sempre qui su questo splendido canale. Qui, naturalmente dove ce l'hai col pallino. Allora, spostiamoci di là e andiamo a vedere come la crostata si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra crostata integrale e light al cioccolato. Crostata, tra l'altro, vegana. Pasta frolla integrale al cacao, super light. Vi lascio tra le schede informative qui dove c'è lei col pallino la ricetta al video. Vedrete, semplicissima e vi posso assicurare buonissima. Poi qualche manciata di zucchero di canna, non ve lo so quantificare perché dipende molto dalla dolcezza delle vostre pere. Io metterò la mano dentro pulita e spolverizzerò così il cioccolato a caduta libera, a neve, diciamo così. Altro ingrediente sono 5-6 biscotti digestive. Assicuratevi che siano con buoni ingredienti a questo punto. Questi io li ho presi all'Eurospin e sono ottimi come ingredienti. Un 2 cucchiai, solo se vorrete, di gocce di cioccolata oppure una bella spolverizzata di cannella. Fate voi, io oggi la voglio fare più golosa perché oggi è la festa del papà e questo è il dolcino per Gabriele. E poi delle belle pere, anche qui la quantità dipende da quanto sono grandi le pere. Io ne ho qui 7 pere di questa dimensione, per intenderci. Allora, cominciamo subito. Come prima cosa io stenderò la mia frolla sulla leccarda. La mia teglia è quella standard dell'IKEA, per intenderci. Come dimensioni sarà un 30 cm di larghezza, 28-30 cm. E le quantità di pasta frolla che ho usato sono quelle del video a cui vi ho indirizzato per la ricetta. Ho usato tutto quel panetto. Bellissima la nostra base, ora la bucherello tutta, ok, e la metto in frigorifero a riposare per un po'. Nel frattempo prendo i miei digestive, li metto dentro una bustina, queste sono quelle di IKEA, ne prendo 6 e con un mattarello frantumo i biscotti, così non sporco mixer, non sporco niente. Pronta, e adesso con pazienza sbucciamo le pere una per una e mondiamole per bene. Certo. Ciao, sono Enzo. È arrivato anche Enzo. Mondate tutte le pere, adesso affettiamole finemente. Enzo è arrivato perché stiamo facendo la torta per chi? Per papà. Perché oggi che festa è? La festa del papà! Evviva! Gliela fai sentire la poesia ai nostri amici? Ho fatto scrivere un messaggio da inviare al mio papà. È una sorpresa, ma lui ancora non lo sa. Quando il messaggio sul cellulare apparirà, questo è ciò che leggerà. Papà, ti voglio super bene! Evviva, la sa tutta, è bravissimo! Ce l'ha fatto ripetere la maestra. Ah sì? Sì. E allora salutiamo anche la maestra, dai. Ciao maestra. Adesso è il momento delle gocciole, le mie preferite. Delle goccine di cioccolato, le preferite di Enzo. Io le metto qua, tutte, proprio sulla base, tutte un po' così. Ah ok, poi me le mangio io un po'. Già ne ho messe troppi, basta. Zitto. Quindi sulla base fai il rumore che fa, pam pam pam.
Gocce di cioccolato. Come un caramello. Estendiamole bene. Sopra le gocce di cioccolato prendiamo un cucchiaio e mettiamo la farina di biscotti. Questa assorbirà il liquido delle pere in cottura. Okay. Si trasformerà col cioccolato in una sorta di cremina buonissima. Livellate ben bene il tutto e adesso cominciamo ad adagiare le nostre pere. Mm-hmm. Con pazienza facciamo un bel giro di pere. Fatto il primo giro, sì, prendiamo un cucchiaio raso, così, poco poco, di zucchero di canna, cospargiamolo su tutte le pere, sì. Se le pere sono dolcissime potete anche non farlo, sovrapponiamo un secondo strato di pere. Sì. Sei d'accordo? Sì. E adesso, prima di concludere, un'altra spolverizzata di zucchero di canna. Qui siate leggermente più copiosi, sì. Sulla parte superiore mettetene un cucchiaio e mezzo di zucchero, infatti. Coprite tutto e adesso in forno a, sì, 190 gradi 200 per 20-25 minuti, dipende sempre dal vostro forno, quindi non fate la prova a stecchino perché con la crostata non risulta, ma state attenti innanzitutto al grado di bruciacchiatura della, sì, parte superiore, ma soprattutto al grado di cottura della frolla sottostante. Sì. In forno per una mezz'oretta, io metterò la griglia inferiore e il, sì, ventilato. Sì. E negli ultimi 5 minuti attiverò anche la griglia superiore per far cristallizzare anche questa parte quassù. Andiamo e ci vediamo dopo averla sfornata. Infatti, attenzione a non bruciare. Ed eccola qua la nostra crostata bella e bruna, appena sfornata, ma non bruciata, tranne qui, un pochino, qui, perché io l'ho coperta a un certo punto e l'alluminio non ha coperto, ma voi non lo guardate. Comunque è buona, guarda, esce dall'inquadratura la parte... Potrebbe essere un'idea. Adesso però questa parte la esco veramente dall'inquadratura perché mi serve questo spazio libero. Se vogliamo renderla ancora più appetitosa ed appetibile, dobbiamo fare la salsina da mettere sotto. Anche questa è una salsina super super light. Potete farla sia col dolcificante che senza. Un bel cucchiaione di cacao. Proprio un bel cucchiaione. Aggiungiamo acqua un cucchiaio alla volta, tranne la prima volta che ne aggiungo subito due. Uno e due. Potete, per dolcificarla, se la volete dolce, magari se dovete dare la torta a dei bambini è più buona dolce, potete mettere o dello zucchero di canna, e in quel caso un cucchiaio basta, oppure c'è questo che è molto buono, il dolce di, che è zucchero da frutta, una sorta penso di fruttosio liquido che ancora ho provato poco, oppure anche un dolcificante di sintesi che vi aggradi. Bene, e rimestate ben bene il tutto finché non diventa una cremina tipo yogurt liquido. Se il cacao, come vedete in questo caso, assorbe troppo acqua, aggiungete un altro pochino d'acqua. Sono circa 4 cucchiai alla fine che vi occorreranno, ma è meglio che facciate incorporare il tutto a poco. Ok, questa è la consistenza giusta, ve la faccio vedere, liquido ma cremoso. Prendiamo un'alzatina. Guardate che comoda questa teglia. E voilà, lei scende. E tiro la carta e voilà, e poi sulla torta versiamo il nostro golosissimo cioccolato, oppure potete guarnire le fette una alla volta. E voilà, la nostra Dark Lady alle pere è pronta, una torta totalmente integrale, totalmente vegana, molto molto scarica di grassi,
tutta salute e tutto gusto. Vi lascio alle foto. Bene, buona festa del papà, anche se in ritardo, e noi ci vediamo dopo. Come semplice fare questo simpatico lavoretto per la festa del papà. E allora forza, corri anche tu, vai, prendi la fustella, prendi la colla e dai, crea anche tu la tua crostata portatile. Allora, la crostata era buonissima, indipendentemente dagli effetti collaterali che vedete qui ben esposti da Gabriele. Non vi preoccupate, lui è così dalla nascita, non è stata questa ricetta e non ha fumato nulla, ve lo posso assicurare. Bene, la ricetta è veramente buona. Un consiglio che posso darvi maggiormente: la frolla rimane molto soda, quindi se non volete mettere il sovraccarico del cioccolato e la spolveratura di biscotto, potete anche evitarla, perché questa frolla regge tranquillamente l'acqua della frutta, l'acqua persa dalla frutta in cottura. State sereni, fate la crostata con tutta la frutta che preferite, usate poco zucchero come ho fatto io e vedrete che usando una frutta zuccherina uscirà una delizia pazzesca. La consiglia a quelli che vogliono avvelenare la suocera? No, ma a te no. È piaciuta invece di fare lo stupido, dillo se te che hai dei gusti così classici con crema pasticcera e panna al colesterolo, una torta di questo genere è piaciuta. Devo dire che questa panna è questa. Devo dire che questa crostata alla pera e cioccolato mi è piaciuta tantissimo. Sì, non dire mai al contadino quanto è buono il cioccolato con le pere, giusto? Non faceva così il detto? Io direi di chiuderla qua, voi che ne pensate? E quindi? Bene ragazzi, provate questa crostata e diteci cosa ne pensate. Vedrete che anche i dolci senza troppi peccati sono buonissimi. Buoni. Bravo Inzino. Noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao.